Ciao a tutti! Come avete visto dal titolo, quest'oggi vi parlo del libro che avete scelto per me. È la seconda volta che all'interno di alcuni dei miei video vi faccio scegliere una lettura in una rosa di tre da affrontare. In quei video vi spiego come funziona tutta questa cosa e vi invito eventualmente a leggere assieme a me, diciamo contemporaneamente a me, nello stesso periodo di tempo, quel libro. L'ultima volta avete scelto tra i tre Il potere del cane di Thomas Savage. Il periodo di lettura è terminato, quindi oggi sono qui a dedicare questo video a questo libro nello specifico. Sono molto sincera con voi. Per un periodo, immediatamente dopo la lettura di questo libro, sono stata indecisa se dedicare un video intero a questo testo perché è uno di quei libri che innanzitutto mi è piaciuto tantissimo, ma è talmente compatto che secondo me, come prima impressione post lettura, è difficile pensare di poterlo sviscerare in qualche modo, di poter avere sufficienti argomenti per dedicare un video intero a questo tipo di libro. In realtà, ci sono diversi sottotesti. E c'è anche una storia di un pensiero relativo a questa tematica che è molto interessante e che in realtà a rifletterci merita un po' di tempo, a mio avviso. Allora, di cosa stiamo parlando? Parliamo di un romanzo di frontiera che è stato pubblicato negli Stati Uniti nel 1967, ma che è ambientato nel 1924 in Montana. L'ambientazione è fondamentale perché siamo all'interno di un ranch di proprietà di due fratelli molto ricchi che appunto hanno questa grande proprietà, tantissimo bestiame e un'attività diciamo piuttosto impegnativa da far funzionare. È fondamentale secondo me iniziare a parlare di questo libro dall'inizio, che vuol dire sembra lapalissiano, ma secondo me Thomas Savage ha voluto cominciare questo libro preparando il lettore a ciò che avrebbe trovato all'interno di questo libro. Mi è venuto in mente, leggendo questo romanzo, una riflessione che ha fatto Elena Monti, non mi ricordo a proposito di che libro, ma lei spiegava che quell'autore, nel suo caso, e posso riferire questa argomentazione anche a Thomas Savage, in un certo senso all'inizio, nei primi due capitoli, ci spiega che cosa sarà questo libro. Quasi ci avverte, ci prepara, perché il primo paragrafo di questo libro è estremamente duro e violento, di una violenza assolutamente non funzionale. Per alcuni critici è stata trovata inutile, non come giudizio di valore, ma nel senso di funzionalità alla storia. Si apre con una castrazione di una mandria. Ci viene descritta l'attività di castrazione di questa mandria. È sicuramente un paragrafo molto forte, molto crudo e anche respingente, che però ci immette, ci butta con un calcio nel sedere dentro all'ambiente che frequenteremo nell'arco di tutte queste 250 pagine. Siamo appunto in un ranch dove ci sono tanti uomini, tanti cowboys, e dove il rapporto fra questi uomini è fondamentale. In primo luogo quello fra questi due fratelli che nel primo capitolo ci vengono presentati. Questi due fratelli sono Phil e George. Sono due personaggi agli antipodi l'uno dall'altro. Phil, anche fisicamente, sono molto diversi. Phil è un uomo estremamente fisico, dal bell'aspetto, ma rude. Una persona estremamente intuitiva, intelligente, anche acculturata. Entrambi questi fratelli hanno fatto il college,
La famiglia, la loro famiglia d'origine è una famiglia ricca che si discosta particolarmente dalla tipologia delle altre famiglie medie proprietarie di ranch, non solo perché sono molto ricchi, ma perché anche i loro genitori sono persone istruite, sono persone che comunque oltre non hanno avuto a che vedere solo con la terra, ma anche con un certo stile di vita per il periodo e per il contesto, vogliamo dire altoporchese. Da un certo punto di vista, Phil ha acquisito tutte queste caratteristiche. Ripeto, una persona estremamente intelligente, capace, coraggiosa, è in grado di fare qualsiasi cosa, sia con le mani, quindi attività pratiche che intellettive. È un grande osservatore, queste sono tutte caratteristiche positive, se volete, ma di contrappeso a queste caratteristiche è anche animato spesso e volentieri da crudezza, violenza, anche crudeltà. Una crudeltà che lui nell'arco di queste pagine avrà modo di esercitare. Proprio grazie alle sue capacità intuitive, lui eserciterà una manipolazione, una tortura psicologica nel vero senso della parola. Quindi Phil è l'emblema del male da un certo punto di vista. George, il fratello minore di 2 anni più piccolo, è completamente diverso. Anche fisicamente è più tozzo, meno aitante, meno forte, più fragile, è meno intelligente, ha fatto più fatica a compiere i suoi studi, però è anche un personaggio più ingenuo, più empatico, più vicino ai sentimenti degli altri, quindi anche più buono. Quindi diciamo che questi due aspetti assolutamente dicotomici incarnati da questi due personaggi, sono i primi, aspetti che, questo autore ci vuole raccontare. A lungo, i critici soprattutto hanno voluto leggere in questa, lotta tra il bene e il male il tema di questo libro, ma perché il vero tema in realtà in pochi hanno avuto il coraggio di affrontarlo, almeno all'epoca. Nella realtà il tema principale di questo libro non è la lotta tra il bene e il male. Anche perché questi due personaggi nell'arco di questa vicenda si riveleranno estremamente più ambigui e complessi. Sono personaggi dal sapore alla Steinbeck. Ci sono dei rapporti tra questi fratelli, delle loro caratteristiche che possono ricordare quelli delle 2 generazioni della famiglia Trask che Steinbeck analizza nella Valle dell'Eden. Anche in quel caso, anzi, in quel caso il riferimento era, non dico esplicito, ma insomma era evidente al mito di Caino e Abele. Anche qui abbiamo qualcosa di molto simile. E anche qui, come nel caso di Steinbeck, vediamo che alle volte questi concetti di bene e male non sono poi così, come dire, così tranchant, non sono così, non hanno confini così chiari all'interno di questi personaggi, perché nello sviluppo la gatta ha fatto cadere qualcosa e io non voglio neanche vedere cosa. Nora? Nora? Vado a vedere se è viva. Eccola qua. Colpita da matite acuta, come spesso capita al mattino. Ti prego di non fare troppi danni, non ve li racconto quelli che sta facendo in questi ultimi giorni. Vero, Norina? Dai, vai. Però per favore, no, ecco, non sui cavi. Ti prego. Speriamo bene, non mi ricordo dove ero arrivata. Credo che stessi parlando dei fratelli, parli, sì, dei fratelli e del fatto che le loro caratteristiche appunto sono ben più complesse e si esprimono molto meglio nell'arco del racconto. Allora, questo ranch è gestito da questi due fratelli che hanno compiti molto chiari. Phil si occupa dei mandriani, dei cowboys che vivono nel ranch, di tutte le loro attività, diciamo, più pratiche, mentre George è l'amministrativo della situazione. Hanno un tipo di vita che risponde molto a dei rituali, delle abitudini precise, consolidate, non ve l'ho detto, sono intorno ai 40 anni entrambi, che
che non hanno mai subito nell'arco del tempo grosse, grosse rivoluzioni. Diciamo che il cambiamento più grosso nella loro vita è avvenuto prima che cominci la narrazione di questo libro, quando i genitori hanno deciso di lasciare nelle mani dei figli il ranch e si sono trasferiti in un hotel a Salt Lake City e fanno un po' la bella vita, diciamo così. Noi conosciamo questi fratelli quando già sono soli a gestire il ranch. Interverrà un elemento di disturbo a un certo punto e qui arriviamo al secondo, mi pare, secondo capitolo del libro in cui ci viene raccontata la storia di Rose. Secondo me questo secondo capitolo è magnifico e secondo me potrebbe stare in piedi da solo come un racconto a parte. Dopo che Thomas Savage ci ha presentato questi due fratelli, ci spostiamo nel tempo e nello spazio e andiamo a conoscere una coppia di giovani, John e Rose, che ci vengono appunto raccontati da Savage nelle loro caratteristiche principali. Sono due ragazzi molto giovani che si innamorano, lui è un giovane medico. Si trasferiranno, andranno in una piccola cittadina perché lui possa mettere su uno studio medico in questa cittadina a cui mancava il medico e vivranno lì. Avranno un figlio, Peter, che è un personaggio anche qui importantissimo all'interno di questo racconto, forse il personaggio più enigmatico di tutta la storia. Questo capitolo è qualcosa di fantastico. Vi dicevo che Savage ci vuole così predisporre già dai primi capitoli a quello che sarà questo racconto. Scusatemi, ma sono stata nuovamente interrotta. Vi chiedo scusa, che ho a casa Daphne con la febbre, con questi cambiamenti di clima e così via. Ce l'ho a casa, insomma, è un po' più complicato, ma vabbè, spero che mi possiate perdonare. Vi dicevo che in questo secondo capitolo Thomas Savage ci dà la misura di quello che sarà la sua prosa, il suo stile di scrittura e l'approccio a questo racconto, perché abbiamo una scrittura veramente lieve, soave, leggera, che ci racconta una vita, anzi tre vite, oppure la vita di questa famiglia raccontata attraverso le loro azioni, le loro scelte, i gesti, la loro vita quotidiana. Quello che fa Savage all'interno di tutto questo racconto è fare uno scavo psicologico immane, è profondamente introspettivo questo libro, ma sono pochissimi i paragrafi dedicati ai rovelli mentali dei personaggi, dal loro punto di vista. Thomas Savage rivela una grande capacità di osservazione e poi una capacità di riportare attraverso le parole questa osservazione di gesti che ci raccontano storie. Storie di vita, storie di anime, di sentimenti. In questo secondo capitolo, quello che appunto ci presenta Rose, è questo, quello che si sente fortissimo all'interno del racconto. Rose rimarrà vedova da suo marito e per varie vicissitudini, quando poi torniamo al racconto di Phil e George, verrà a contatto con questi due fratelli. George si innamorerà di lei e si sposeranno in segreto. George non racconterà nulla di questa vicenda sua sentimentale a Phil, anche se Phil ha dei sospetti, perché il comportamento di George all'interno delle settimane immediatamente successive alla conoscenza con Rose è cambiato. E qui comincia a crescere la tensione in noi che leggiamo perché ci rendiamo conto che si sta preparando qualcosa che sarà completamente sovversivo all'interno della vita di questi due personaggi. George si sposa con Rose e porta Rose nel ranch. La reazione di Phil sarà violenta. Non esplicitamente violenta con George e Rose, ma sarà violenta, vivrà malissimo questo evento e da qui comincia una tortura psicologica che Phil riserverà completamente a Rose. Io ci ho sentito tanto anche di Rebecca, di Daphne du Maurier in questa parte perché è molto simile ciò che vive Rose a quello che vive la protagonista di Rebecca.
quello che diventerà la sua vita all'interno di questo ranch è qualcosa che la turberà profondamente, la metterà molto in discussione anche rispetto alla decisione che ha preso in merito al matrimonio. Rose lo dirà più volte: Rose sente di aver perso una propria identità, di essere in una vita che non le appartiene, e Phil è il suo incubo vivente. Rose purtroppo troverà pace nell'alcol, quindi incomincerà anche ad avere questa dipendenza. La vita di Rose sarà atroce per parecchi mesi. Ora, in questa fase si esprime profondamente e a fondo la crudeltà di Phil, ma noi ci chiediamo: ma George dov'è? Ed è in questa fase che secondo me si esprime la vera complessità di questi personaggi, perché noi ci rendiamo subito conto che George è inadeguato a Rose. Questa sua bontà, questa sua empatia nei confronti degli altri, in cosa si traduce alla fine? Si traduce in inadeguatezza, disattenzione o forse, e ancor peggio, in incapacità dovuta anche al non voler vedere il malessere della moglie. George di fatto sparisce dalla narrazione, sarà una comparsata per buona parte di questo libro, proprio perché non è dentro la vita di sua moglie, non si rende conto di quello che accade o non vuole rendersi conto, ma ancor più perché in realtà probabilmente ha sempre agito così. In questa fase della narrazione noi ci rendiamo conto che sia lui che i genitori, che ogni tanto incontreremo nell'arco del romanzo, hanno sempre avuto un pensiero in merito a Phil, un sospetto. Un sospetto che non si sono neanche mai detti tra di loro, non si sono neanche mai dichiarati, ma che in realtà utilizzano per spiegarsi determinati comportamenti di Phil e in un certo senso lasciano correre. Ci rendiamo conto che il comportamento di Phil è spiegato, non giustificato, perché Phil è un personaggio crudele, ma è spiegato da una grande sofferenza. Una grande sofferenza che poi è il tema centrale di tutto il racconto. Phil ci è stato descritto come un uomo maschio, di una mascolinità tossica che vive solo ed esclusivamente in compagnia di uomini, che ha come mito un vecchio cowboy che è stato una parte importante della sua giovinezza. Che non ha rapporti con le donne, che è tollerante nei confronti degli altri cowboy che invece hanno aspirazioni di avere una fidanzata o che comunque si divertono anche con le donne, ma non è una cosa che a lui compete. Il modo che ha Phil di offendere altri personaggi maschili è quello di dichiararli fragili, deboli, signorine, femminucce, sono queste le parole che lui usa. E noi cominciamo ad avere forte il sospetto che tutto il racconto si incentri su Phil, che a questo punto diventa sicuramente il protagonista, il personaggio principale, quello meglio indagato, e su quello che è il suo grande problema, che è una omosessualità repressa che ha trasformato in un ambiente così mascolino e tossico in omofobia. Alla fine è di questo che tratta il romanzo ed è questo il punto che i critici hanno un po' così, su cui sono un po' soprasseduti, ecco. In pochi hanno dichiarato questo come tema del romanzo. Alla fine di questa coppia Beat c'è una bellissima postfazione di Annie Proulx che ci riporta anche appunto alcune notizie rispetto a come è stato accolto questo romanzo quando uscì. Ci viene raccontato che appunto i critici, quasi tutti i critici alla fine degli anni 60, anche quando riconoscevano la tragedia interiore del potere del cane, evitavano il tema dell'omosessualità, evocando invece il dissidio più semplicistico del bene contro il male, di crudeltà contro bontà o della guerra diffidente tra impulso e intelligenza, qualunque cosa si intendesse dire con questo.
Solo uno, un critico anonimo del Publishers Weekly, pur restando impressionato dalla scena della castrazione del vitello nella prima pagina, capì qual era il vero tema del potere del cane e lo espresse chiaramente. Un romanzo inquieto, potente, ma che esordisce con una tale inutile brutalità nel primo paragrafo da scoraggiare molti lettori. La storia è ambientata nello Utah nel 1924, ho detto Montana prima, forse sì, comunque nello Utah, e sullo sfondo rustico di un ranch Savage, racconta le vicende di due fratelli. George, lento, imbranato, essenzialmente un brav'uomo, e Phil, omosessuale represso. Quando George sposa una vedova e la riporta con sé al ranch, Phil le rovina la vita, al punto che la donna inizia a bere di nascosto, e così via. All'epoca solo questo anonimo recensore parlò di questa tematica, che in realtà più si va avanti nella lettura, più si capisce che è assolutamente centrale all'interno del testo. Abbiamo detto che Rose si è trasferita al ranch, ma il figlio, che a questo punto è adolescente, Peter, è rimasto in questa cittadina, in una camera in affitto, per continuare a studiare. Peter, ve l'ho detto, è un personaggio enigmatico fin da che è bambino, enigmatico e strano. È un bambino solitario, molto legato alla madre, con un rapporto particolare, cioè difficile, ma non in senso negativo, proprio difficoltoso come capacità di creare una comunicazione con il padre. È un bambino solitario, che ha tempi di sviluppo rispetto agli altri bambini diversi. È oggi diremmo bullizzato dai coetanei nell'arco di tutto il tempo della sua vita, quando è bambino, finché sta con i genitori, e ha interessi particolari che dimostra abbastanza velocemente. Ha interesse allo studio, alla lettura, alla scienza. Il padre era medico e impara molto dai libri di scientifici di medicina che trova a casa del padre. Peter quindi non andrà a vivere con Rose, ma d'estate, quando la scuola è finita, si trasferirà al ranch. Quindi c'è un altro elemento di disturbo, che cambierà nuovamente gli equilibri all'interno di questo ranch, e George è sempre più assente. E Rose questa assenza la percepisce. A un certo punto succederà qualcos'altro. Phil, nella sua grande intelligenza e intuizione, decide di sfruttare Peter, dopo averlo contrastato per un po', contro Rose. Vuole in un certo senso creare un legame d'amicizia con Peter, per isolare ancora di più la madre e per convincerla in qualche modo ad andarsene dal ranch. Vuole ristabilire gli equilibri che c'erano prima dell'arrivo di Rose. Questa cosa pare funzionare attraverso uno stratagemma, e il rapporto qui invece tra Phil e Peter mi ha ricordato l'inganno di Long John Silver nei confronti di Jim nell'Isola del Tesoro. Questo stratagemma pare funzionare e la tensione in questa fase del racconto cresce sempre di più, per arrivare a un finale che è davvero sconvolgente. Voi lo sapete che in questi video io generalmente faccio tranquillamente spoiler, perlomeno non vi racconto tutto, ma racconto tutto quello che mi serve per poter esprimere le mie opinioni. Ora, io, siccome so che questi video vengono visti anche da persone che i libri non hanno letto, non li hanno letti, malgrado io lo dica prima, che racconterò molto di questi libri, ad a qualcuno non importa e qualcuno li guarda lo stesso. Ora, io però il finale non lo vorrei davvero raccontare, perché l'impatto che ha avuto su di me il finale di questo libro è stato impressionante. Sapete quando le volte si dice, quando si abbandona un libro perché non piace, è una cosa che dico spessissimo anch'io. Io un libro lo posso abbandonare a metà, perché se fino a metà non mi è piaciuto, qualsiasi cosa possa accadere dopo, non cambia nulla rispetto alla mia impressione del libro. Ora, questo è vero 9 volte su 10, probabilmente. In questo caso non stiamo parlando di un libro che non mi piacesse, tutt'altro, mi è piaciuto dalla prima riga, ma il finale ribalta completamente,
angolo di visuale, punti di vista, equilibri, rivela delle nature umane e a maggior ragione la loro complessità. C'è una specie di ribaltamento, ciò che era buono diventa cattivo, ciò che era cattivo forse fa quasi pena, perché ne capiamo tutte le difficoltà e tutte le complessità. Ve l'ho detto, questo è un libro di scavo psicologico incredibile, estremamente introspettivo, che affronta un tema e anche altri che comunque hanno a che fare con la psicologia umana all'interno di un ambiente cattivo, respingente. Tutto questo West si avverte tantissimo in questo romanzo, in tutte le sue sfaccettature, anche in un qualcosa di struggente che sta passando, perché i riferimenti all'ambiente sono tanti, ma sono anche quasi nostalgici, nel senso che questo West sta cambiando. Nel 1924, ad esempio, ci sono le automobili. Tante persone, compresi i fratelli, possiedono un'automobile ed è Phil che è legato alla tradizione, che vuole rimanere in questo ambiente di cowboys, che è l'ambiente che ha deciso essere il suo modo per proteggersi. È Phil che mette a contrasto spesso e volentieri il cavallo con l'automobile. Il cavallo è il passato, è quello che ci st si stanno lasciando alle spalle, l'automobile è la modernità, è il futuro, è anche un altro modo di concepire la famiglia, il nucleo familiare, il lavoro, ed è quello che spaventa di più Phil. Una cosa, sto guardando un attimo i miei appunti, un'altra cosa di cui voglio parlare è il titolo di questo libro, Il potere del cane. È estremamente simbolico e ha due chiavi di lettura. Il potere del cane, perché vicino al ranch c'è una catena montuosa rocciosa. Phil, dentro quella catena montuosa, riconosce la figura di un cane che insegue una preda. Vede il cane che insegue la preda anche in formazioni nuvolose. Phil ci vede questo, George non riesce a vederci questa figura. Questo è l'emblema della differenza fra una mente intuitiva e una mente che non lo è. È anche un test che Phil pone in essere nei confronti dei personaggi con cui avrà a che fare. Chi vede il cane in questa catena rocciosa è intelligente ed intuitivo e degno della sua attenzione. Chi non lo vede non lo è. Peter, il figlio di Rose, vede il cane. Quindi questa è la prima interpretazione simbolica, ma la seconda è anche un'altra, perché il potere del cane è impersonato da Phil, che a volte è il cane, a volte è la preda. Il titolo si riferisce a un passaggio di un libro di preghiere che viene citato più volte, ma che assume una connotazione, diciamo che dà significato al romanzo, soprattutto alla fine del libro. Il libro di preghiere si chiama Book of Common Prayer e la citazione, adesso ve la leggo, è esattamente questa: Libera l'anima mia dalla spada e il mio amore dal potere del cane. Se leggerete questo libro capirete quanto questa frase sia possibile interpretarla in due maniere completamente opposte, ove chi impersona la crudeltà, l'essere famelico che insegue una preda, sia appunto carnefice e allo stesso tempo vittima. Una delle forze più grandi di questo libro sono sicuramente i personaggi di Phil e George, vi ho già detto, e della loro complessità, ma anche del fatto che appunto i confini tra bene e male tra di loro non siano poi alla fine così, così chiari. Ma c'è un altro personaggio importantissimo che c'è e non c'è all'interno di questo libro ed è Bronco Henry. Bronco Henry è il cowboy di cui Phil non si stanca mai di parlare.
È un cowboy che l'ha formato nell'arco dei primi 20 anni della sua vita e che ha avuto una morte tragica a cui Phil ha assistito. Di questo incidente noi veniamo a conoscenza alla fine del libro. Bronco Harry da Phil è dato per scontato. È sia il suo esempio del cowboy allo stato puro, è il suo benchmark, diciamo, ma è anche probabilmente la persona che gli ha fatto scoprire la sua omosessualità, è la persona che in un certo senso gli ha posto davanti il suo cane, quello che è la sua più grande sofferenza e che lui deve reprimere a tutti i costi. Nella scena più drammatica verso il finale del libro che noi leggiamo, si parla anche di contatto di corpi, di tatto. Bronco Harry è il primo che abbia toccato Phil ed è una scena importantissima, fondamentale nel romanzo, estremamente intensa, di grande portata di dolore, drammatica e che apre a quel finale sconvolgente di cui vi parlavo. E poi c'è Rose che è attraversata da questi gravi dilemmi che riguardano proprio la sua identità come donna. La vediamo moglie di due uomini molto diversi all'interno di questo libro. Ne conosciamo la sua natura, la sua dolcezza, la sua fragilità, ma anche la sua grande fermezza, il suo coraggio. Però la vediamo disgregarsi sotto l'egemonia di Phil e vediamo un marito che di questa cosa non si accorge o non si vuole accorgere. E poi c'è Peter, che è questo enorme, grandissimo punto di domanda che poi sarà risolutivo all'interno della storia. Del finale vi ho già detto, questo libro è assolutamente pieno, carico di simboli. Ha personaggi indimenticabili, molto molto ambigui. La prosa è limpida, di una limpidezza che è un piacere leggerla, e tutte queste cose che vi ho detto le ricavate dal racconto dei gesti quotidiani di questi personaggi che hanno un valore incredibile. L'ultima cosa che vorrei dirvi di questo libro è che questo libro è disseminato di piccoli camei. Ci sono dei personaggi che non sono neanche secondari, sono delle comparse che sono in qualche modo funzionali alla storia, ma soprattutto funzionali a raccontarci come sono i personaggi principali. Ma che Thomas Savage decide di sviluppare, ovvero di dar loro una piccola storia, un piccolo racconto dentro al racconto principale. Incredibile la storia di un padre e di un figlio nativi americani, all'epoca erano già nelle riserve, e di un loro viaggio alla ricerca delle origini, un viaggio che verrà ostacolato da Phil a un certo punto. Abbiamo anche il racconto di un cowboy che è uscito di prigione, della complessità di quest'uomo. Abbiamo il racconto di un circo, abbiamo il racconto di un commerciante ebreo e quindi anche della popolazione ebraica all'interno di questo contesto. Questi camei sono funzionali, vi ripeto, come vi ho detto prima, al racconto principale, allo svolgimento della trama proprio, sono funzionali soprattutto allo spiegarci come sono i personaggi che noi seguiamo, i personaggi principali, ma danno l'occasione a Thomas Savage di affrontare questi temi, quindi nativi americani, prigione, ebrei, popolo errante, dentro il contesto di un romanzo di frontiera ai primi del Novecento in una zona montana degli Stati Uniti. È molto ricco questo libro, è molto ricco. Sono solo una lettura superficiale o diciamo come impatto immediato alla fine del romanzo. Potreste leggere questa come una storia semplice, di facile comprensione, ma più ci riflettete, più tutti i sottotesti, tutte le sottotrame, ma vorrei dirvi più tutti i simboli escono in maniera assolutamente prepotente. È un romanzo bellissimo che vi consiglio assolutamente. Sono molto molto felice di averlo letto. Alcuni di questi capitoli, alcuni paragrafi sono di una bellezza da rileggere in continuazione. A me è piaciuto veramente tantissimo.
tantissimo, spero che sia piaciuto anche a coloro che hanno deciso di leggerlo assieme a me, che questo video vi sia stato utile in qualche modo. Io come sempre attendo i vostri pareri, i vostri pensieri qui sotto, vi ringrazio come al solito, vi mando un bacio grande e alla prossima se vi va. Ciao!